anche sono organismi di grande delicatezza e complessità e che sono degli anelli di connessione di tutto il ciclo economico e che quindi vanno anche un pochettino più rispettati nella loro complessità. Noi attendiamo anche l'inchiesta della magistratura, perché quando la magistratura avrà accertato che ci saranno i processi, spero presto, su questi casi, sarà accertato che chi sbaglia sarà sanzionato anche penalmente e che quindi nelle maglie dei controlli non si scappa. Guardi che l'accesso al credito, come stanno dicendo ora anche nelle tavole rotonde, non è più il problema principale. Ci sono soprattutto nelle zone del mezzogiorno degli indicatori di ripresa, anzi sono oggi i direttori di filiale che inseguono gli imprenditori sani, trasparenti e in regola col fisco. Questa è la condizione di legalità necessaria, indispensabile, e inseguono le famiglie che magari pensano di cogliere il momento di più bassi prezzi degli immobili e di bassissimi tassi di interesse. Le banche sono interessate, hanno interessi non solo etici ma legittimi per la ripresa. E quindi la fase della crisi oggi è un ricordo della crisi, oggi c'è la necessità di rendere più solida la ripresa. Ecco, questa è una vicenda con regole assolutamente identiche per tutta l'Europa, che non ci siano dei privilegi per altre parti d'Europa. In secondo luogo, parificando le condizioni fiscali in maniera che non ci sia una tendenza ad andare a investire altrove, perché ci possano essere altrove ancora delle condizioni di favore fiscale, e sviluppando delle infrastrutture che facciano sì che per arrivare al sud sia facile. L'alta velocità ha accorciato le distanze dell'Italia, purtroppo si ferma a Salerno. Io credo molto negli investimenti per lo sviluppo dei collegamenti ferroviari, ma penso anche che bisogna che ci sia più concorrenza anche negli strumenti aerei, perché si veniva a Catania molto più facilmente 10, 20 o 30 anni fa con più compagnie in concorrenza non solo da Milano e Roma ma da tutti i principali aeroporti d'Italia che nell'anno 2016. Si è andati indietro in questo e bisogna che la concorrenza cresca. E infatti diceva mantenere quello che c'è anziché pensare a grandi opere, pensare alla bel ponte. No, innanzitutto bisogna mantenere quello che va bene e bisogna tutelarlo e valorizzarlo. Io non ho nessun pregiudizio sul ponte. Il problema è pensare non al ponte ingegneristico di 50 anni fa, ma di pensare a nuove progettazioni delle tecnologie, delle tecniche e dei materiali più innovativi sulla base delle più recenti esperienze, per esempio del nord Europa, dove ci sono dei ponti molto più lunghi di quello che sarebbe il ponte di Messina, che sono stati realizzati in tempi brevi e con costi che sono sempre più limitati. Non sembrate che solamente sei banchi italiani fossero sotto esame in Europa, invece ce ne sono 40, che fosse un esame e invece era una routine di aumento di notizie, come aumento di notizie le autorità di vigilanza ogni settimana chiedono, e bisogna abituarsi a questo sistema di lavoro senza caricarlo di significato. In più c'erano e ci sono gli effetti della crisi del petrolio, degli disinvestimenti degli sceicchi, e in più ancora vi erano delle operazioni speculative, perché mai ricordavamo nel comparto bancario degli aumenti del 30-40% che seguivano i cali del 30-40%. Su queste operazioni speculative sta indagando la notizia ufficiale di ieri sera la Consob, che l'ha resa nota, e quindi non ero un visionario nei giorni scorsi ad attendermi ciò che era già in atto. Lei ha detto che andare in banca è un po' come andare dal fruttivendolo. Sì, non l'ho detto oggi però. Sì, è che i risparmiatori dovevano stare attenti a quello che compravano. Ma voi non potreste fornire dei prospetti informativi chiari in modo che loro possano capire quello che stanno comprando? Sì, è quello che da anni chiediamo alle autorità europee e italiane di vigilanza, perché i prospetti
non li fanno le banche, ma li fanno le autorità. E le banche che invece producono dei prospetti carenti vengono sanzionate dalle autorità. Quindi questa domanda è molto giusta, il destinatario però l'ha già rivolta da anni alle competenti autorità. Scusi, ma siete stati voi a chiedere di togliere gli scenari probabilistici? No. Come no? No, prima di tutto no, perché io non ho chiesto assolutamente l'associazione bancaria italiana non l'ha chiesta l'associazione bancaria italiana di togliere gli scenari probabilistici, semmai gli avrebbero dato un'importantissima informazione. Se mi vuole fare una domanda io le faccio anche la risposta. Lei semmai questa domanda dovrà farlo a chi io ho dovuto sostituire perché si era dimesso per un grave scandalo, e non a me, prima di tutto, e mi deve lasciare finire di parlare. Sì. Secondo, anche se qualcuno in anni passati ha fatto uno sbaglio, le decisioni vengono prese dalle autorità nell'ambito delle loro sovrane responsabilità, punto. Avete fatto però pressione voi, Associazione Bancaria Italiana, per togliere gli scenari probabilistici? No, lasci stare. Mi scusi, questo è un prospetto informativo di Banca Etruria. Bravo. Mi aiuta per favore. Non rispondo di Banca Etruria, ne risponde la magistratura. Sono obbligazioni subordinate. Non chieda a me di questioni che la magistratura approfondisce su altre. Però, a me Banca Etruria è costata 2 miliardi e 350 però, milioni. Però mi scusi Presidente, questo è molto chiaro, questo è uno scenario probabilistico. Ma queste lei le deve chiedere alle autorità europee e della Repubblica. L'ABI ha chiesto di togliere questo scenario che è molto chiaro. L'ABI di Patuelli è a favore degli scenari probabilistici, punto. Ma di fatto li avete tolti, punto. Non li abbiamo tolti, le autorità. Lei non mi sta facendo delle domande da giornalista, ma sta facendo una manifestazione. No, assolutamente io no. Le rispondo alle domande. Sì. Ho risposto, deve sollecitare questo alle autorità. Io, che sono io il presidente dell'ABI di oggi, non quello di ieri, io sono favorevole all'inserimento. Ma concorda che più di questo ovviamente. Concorda che andare in banca non è come andare dal fruttivendolo. Lei sì, e lo deve dire. Non è come andare dal fruttivendolo. Lei lo deve dire alle autorità, perché io sono per la trasparenza semplice. Sì, ma non è sono per le autorità. Dal fruttivendolo uno deve stare attento che non gli infilino la pera marcia. Ma la pera marcia si capisce, si capisce. Questa roba qua non si capisce. Ho capito, lo dica alle autorità, non lo dica se la associazione bancaria italiana che la no, non la dotiamo, noi applichiamo le leggi. Lei deve pretendere e faccia queste domande con questa insistenza alle autorità che approvano le leggi. Alla Consob, punto. No, non solo la Consob. Avete chiesto non voi so, di togliere gli non scenari. Ho chiesto mai. Io mai. Non ero presidente. Lei è penalmente perseguibile per questa sua falsa affermazione che ha detto. Io non ero presidente. No, sto dicendo che lei rappresenta l'associazione bancaria. Non ero presidente. Lei rappresenta l'associazione bancaria. No,